ragazzi e benvenuti in questo ritardatario barretto di Creepy. Yeah. Innanzitutto mi scuso se vi ho rovinato il mercoledì non caricando il barretto, però se mi avete seguito sia su Instagram che in community saprete che stavo morendo, non ero classificabile tra gli esseri viventi nei giorni in cui avrei dovuto registrare il barretto. Quindi purtroppo è saltato, ma non disperate perché quest'oggi che è domenica siamo ritornati sempre pimpanti come al solito e soprattutto mercoledì prossimo ci sarà di nuovo il barretto, quindi avrete la rara, unica opportunità di avere due barretti di fila. Lo so, ve lo state chiedendo. È alcolico questo barretto? No, non è alcolico, ragazzi. Ve l'ho detto, fino a due giorni fa io non ero classificato tra gli esseri viventi. E se non volete vedermi vegetale, il che sarebbe davvero brutto in un video, dovete accettare il fatto che questo barretto sarà senza alcol. Tra l'altro, senza alcol, ho lì il tè al limone della San Benedetto per farvi capire, così magari mi benedice e guarisco del tutto. Ma è senza alcol non solo perché altrimenti rischio la morte, ma anche perché effettivamente qualche news è arrivata. Ma prima di parlarne io vi invito a mettere un bel mi piace, perché lo scorso barretto è stato particolare, perché è stato il barretto con meno visual e con più like. Non ha senso. Quindi siccome questa cosa non ha senso, io vi invito a lasciare un bel mi piace. Proviamo a raggiungere i 300 like, che non ci siamo riusciti nello scorso barretto, ma io confido come sempre in voi. Scusa tia, giuro che non era voluta. Bacione. No dai, non è un dissing, non bevo. No, anche perché è venuto proprio dal cuore, me la mi hai contagiato. Bastardo, come le bande nere. Comunque, cazzate a parte, non vi sto neanche a dire all'inizio del video i problemi che ha avuto YouTube, perché sinceramente mi sono rotto di bere per YouTube. Sti cazzi, fai quello che vuoi YouTube, va bene così. Parliamo piuttosto delle nostre news. Ma prima di accedere al portale mistico delle news su Pokémon Spada e Pokémon Scudo, e poi bestemmieremo tanto per queste, parliamo di altre cose. Allora, voi per questa news che vi sto per dare mi dovete immaginare, non lo so, provate a pensarmi su un balcone, sulla spiaggia, con un sigaro in mano, a contemplare l'inferno delle persone sotto di me che discutono, e io tranquillo sotto l'ombrellone su un balcone con la sdraio, il sigaro, bello tranquillo. Avete immaginato? Se avete immaginato, partiamo con le news. Regia, mi mandi la foto del leak? Grazie, ecco, perfetto, grazie regia. Questo è un leak che è stato pubblicato su 4chan e tutti ci hanno bestemmiato sopra per tipo 1-2 settimane. Ora non ho ben presente la cognizione del tempo. Solo che mi mandi un'altra foto, regia. Scusami, oggi ti rompo tanto i coglioni. Grazie. Ok, lui è Simone. Lui è Pixel 40. L'avete visto sul mio canale, ci ho fatto dei video. Ecco, il creatore di quel leak è lui. Okay. Non so se lo seguite sul suo canale, nel dubbio vi lascio il canale in descrizione, vi lascio tutto il canale di Pixel in descrizione, ok? Andatevelo a vedere. Lui ha creato questo leak e ha praticamente devastato l'intera community americana in questo modo. Qual è la parte divertente? Perché sarebbe semplice linkarvi il suo video, no? No, la parte divertente è che io sapevo tutto. Io sapevo tutto, io avevo tra l'altro i disegni originali che lui aveva fatto di questo Pokémon, quindi ero lì a contemplare lo sfracello della community americana. E poi quando è arrivato, scusa Luke, io ti voglio bene, ma quando è arrivato Luke a fare quel video, io ragazzi sono esploso, non ce l'ho più fatta. Però acceduto in italiano. Ho avuto accesso al Nirvana e sono diventato un dio. Perché poi io non mi sono soffermato a quello, no? Perché io sapete che sono un po' una testa di cazzo. Allora ho deciso di fare una cosa particolare, no? Ora, siccome ovviamente nella community inglese non ci caga nessuno e nessuno è venuto a sapere che quel leak era falso, ho deciso di pubblicare un post su... Scusami Simone, scusa, te lo dico su... Ho deciso di pubblicare un post su 4chan in cui linkavo il suo video dicendo: guarda, guardate, questo Pokémon è confermato fake dal suo autore. Bye bye American community. E oltre ai commenti che dicevano che non avevano mai visto questo fake one e altra gente che se ne è uscita con: ah, non ti lascio le views, stronzo, pensando che io fossi Pixel già qua, poi mi sono trovato davanti questo commento: non sapevo che i frocetti italiani sembrassero così, vorrei venirgli dentro. Ora, a me sembra un po' esagerato. Quindi 4chan esplodi, salta in aria e facci questo favore, perché sei veramente il cancro della community. Tu sei la definizione di tumore. Becca di questo, non in amicizia sto giro, ma proprio con odio verso di te. Spero che tu muoia. So che è una frase di odio, so che è contraddittorio quello che sto dicendo, ma tanto è una board, non è una persona, quindi si può fare, no? Pixel Simone, 40 Simone, non lo so, quando vai in America, se andrai mai in America, io presterei un po' di attenzione se quelli sono gli standard. Magari se The King Nappy ti chiede una collaborazione, stai attento perché...
Passiamo alla prossima che è meglio. Ah, ok, mi riempio già il bicchiere, aspettate. Lo tengo già qua. Allora, CoroCoro, va bene. CoroCoro ha rivelato, è stata leccata da CoroCoro, una news su Pokémon Spada e Scudo, importantissima tra l'altro. Hanno rivelato un contest per decidere il nome di una mossa di tipo acciaio in Pokémon Spada e Scudo. Ora, io quando dicevo che mi andava bene qualsiasi news, non intendevo questo, cioè era una provocazione la mia, io non mi aspettavo che CoroCoro trollasse così tanto, ok? Cioè, hanno rivelato l'esistenza di una mossa. È un po' poco. Riesce a zoomarmi questo spazio? È pochissimo. CoroCoro, io non so cosa dire, veramente. Allora, questa prima di bere, spieghiamo un attimo la situazione. Allora, praticamente su CoroCoro è stato bandito questo contest per dare il nome a una mossa di tipo acciaio. Le caratteristiche di questa mossa sono che è una mossa con 140 di damage speciale, di tipo acciaio per l'appunto, e che toglie il 50% dei PS all'utilizzatore. Poi adesso mi beccherò nei commenti, ma non ti va mai bene niente. No, è che esiste una cosa fantastica secondo me nella vita che si chiama via di mezzo. È inutile che fai un trailer a febbraio di 2 minuti e poi fino a maggio stai zitto. Spezzetta le cose, è così che vanno fatte le cose, ok? È inutile che poi mi hypi, mi dici ah sì, nuove news nel prossimo numero e mi annunci che esiste una mossa di tipo acciaio. CoroCoro. A me spiace perché è la seconda volta che bevo, vorrei non farlo mai più, guarda, perché io apprezzo il tuo operato nel campo videoludico, ma ti becchi un po' di tè al limone, tra l'altro fa cagare, quindi spero ti vada anche di traverso. Tra l'altro, prima di andare avanti, speculiamo un po' su questa mossa, perché poi ci permette di fare un triplo salto carpiato alla prossima notizia. Una mossa di tipo acciaio, ma speciale. Molti hanno detto, ah sì, ok, questa mossa ci conferma i Pokémon leggendari di tipo acciaio. No. Non funziona così e soprattutto non funziona così per un motivo. Cioè i Pokémon leggendari dovrebbero essere ispirati a una spada o uno scudo. Ora mi spiegate, se questa mossa fosse del leggendario, che senso avrebbe che un Pokémon che dovrebbe trarre ispirazione da uno scudo, se seguiamo la linea degli ultimi giochi Pokémon, infligga danni speciali e poi si faccia male da solo, che è uno scudo di cartone? Che scudo è? Di che scudo stiamo parlando? Non ha senso, ok? Credo sia più una mossa tipo onda boato, quindi una mossa imparabile da un Pokémon bello tosso di questa generazione, che tra l'altro secondo me ci porta un po' a speculare su che Pokémon potrebbe essere. Ad esempio, abbiamo una città molto tecnologica, abbiamo qualcosa di acciaio che spara qualcosa di speciale, mi viene in mente un Pokémon ipertecnologico. O magari un Armored Evolution. Perché parlo di Armored Evolution? Che cazzo ve lo sto a dire? L'avete letto nel titolo. Signori e signori, l'argomento di oggi è lui. Regia, grazie. Ole. Lui. Fottutissimo Armored Mewtwo, rivelato nel trailer riguardante il remake del film Pokémon del 1960, completamente rivisitato e completamente figo in culo. Ragazzi, questa è la cosa più bella che abbiamo visto nel brand Pokémon da 12 anni probabilmente, è fantastico. Tra l'altro, ancora più lodevole è il fatto che siano riusciti a non farmelo schifare partendo da Mewtwo. Cioè, è come se io prendessi il Davide di Michelangelo nudo, lo vestissi e riuscissi comunque a far dire alle persone che è figo. Ragazzi, non è facile, l'hanno fatto bene. Brava The Pokémon Company, penso che sia tu a dirigere i film. Brava, bel design, complimenti. Qual è il problema? Il problema è che molti condor assassini si sono messi a dire ma se c'è solo un Pokémon modificato nel film, vuol dire che allora è in Pokémon Spy Scudo. No. No, non è così che vanno le cose, non è così che funzionano. No. Ma no, perché non ha senso, ok? Diciamocelo, non ha senso che Armored Mewtwo sia in Pokémon Spada e Scudo. È un Pokémon creato dal capo del team malvagio di Kanto, che è dall'altra parte del mondo Pokémon e dovrebbe essere legato a una meccanica di Galar. Perché? Non ha senso, e se anche avesse senso, io vado dai produttori di Game Freak, prendo la sede, la ribalto sotto sopra, la scuoto, faccio cadere tutte le persone dentro e poi le calpesto con una ruspa. A meno che non cambi tutto il film e si scopra che c'è un legame con Galar, allora lì posso anche capirlo, però è una cosa che sinceramente mi sembra molto improbabile e che soprattutto dovrebbe essere sviluppata bene, altrimenti io prendo veramente una ruspa e spacco tutto. E poi no, è uscito un leak sulle Spirit Armor, che praticamente conferma una meccanica simile alle Armored Evolution, però in maniera un po' più semplice, un po' più carina. Insomma, questa meccanica specifica che a un Pokémon può essere assegnato un oggetto che gli permette di ottenere delle particolarità all'interno del gioco. Un esempio che ci viene dato è quello di un collare di tipo fuoco che tramuterebbe le mosse in tipo fuoco. Ora, calma. Cioè, voi mi state dicendo che se io metto un collare di fuoco attorno al mio Lapras e il mio Lapras usa Surf, quel Surf diventa una montagna di lava che ammazza tutti?
È questo che mi state dicendo? Perché a me sembra di sì. Però magari questo leak non è scritto bene o comunque un po' fuorviante, ci sta. Quello che è certo è che un leak che è esploso, alcuna gente come Verlisify, a cui adesso bevo di nuovo perché non è possibile, ha titolato robe del tipo il primo vero leak di Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Ti devi uccidere, va bene? Cioè io te lo dico. Dicevo no, Verlisify, ora non prendere le mie parole alla lettera, non ti uccidere, però devi uccidere il tuo video, mettiamola così, no? Cioè, tra l'altro ho finito il tè a limona. Che cazzo vuol dire che è il primo vero leak? Ma perché devi fare steco? Perché siete una community di merda, ragazzi? Perché? Non mi costringete a bere. E comunque tutta questa tiritera per dirvi che se vogliamo dire che c'è Armored Mewtwo in Pokémon Spada e Scudo e che ci sono le Spirit Armor, cadiamo in contraddizione o una o l'altra, perché una esclude l'altra, no? Ci siamo su sta cosa. Volete un mio parere? Secondo me non ce n'è nessuna delle due. Detto paro paro, il vero leak di Pokémon Spada e Scudo. Poi è falso e ti insultano e tu fai, ma perché mi insultano? Va bene, allora, siccome ho già tirato per le lunghe, siccome sto già registrato da 20 anni, poi alla fine i baretti finisce sempre che li taglio per farli durare di meno, andiamo a leggere le vostre opinioni su Instagram. Opinioni che vi ho chiesto ovviamente su Armored Mewtwo, su cosa ne pensate del design, e adesso le vado a cercare perché non le trovo più. Allora, uno a caso, che si chiama proprio così e non è una battuta, si chiama proprio così, ci scrive che magari Armored Mewtwo potrebbe essere distribuito come evento in Pokémon Spada e Pokémon Scudo, suppongo, anche se non l'hai scritto. Vero? Infatti questo qua è un commento che mi è interessato. Potrebbe comunque essere distribuito come evento, perché sappiamo che la distribuzione come evento è un qualcosa di particolare che ogni tanto si va a fare. Certo, avrebbe poco senso, ma comunque non mi stupirebbe. Sarebbe anche tutto sommato qualcosa di carino per mettere giusto un piccolo fanservice. Ora non lo so se sarà così, però questa è l'unica possibilità che immagino per vedere questo Pokémon all'interno di Spada e Scudo, a meno che, ripeto, non si stravolga tutto il film. Quello sarebbe proprio un altro discorso. Dragon Power, che è tipo il top baretto, poi ci scrive che potrebbe essere inserito in Pokémon Go. Questa è un'altra possibilità. Sappiamo che Pokémon Go se ne frega delle lore delle cose, quindi. E poi diciamocelo, sarebbe un bel modo per fare un po' di pubblicità a questo film, no? Tac, ti metto Mewtwo armato, tu dici, oh, ma è di quel film, andiamo a vedere il film, che bello il film, magari andiamo a giocare il gioco, e poi rimani inculato, non lo compri più il gioco, però intanto fai cash, no? Cioè Game Freak si piglia il gioco, si piglia i soldi e... Tanto sappiamo tutti che va così, no? Va bene, va bene, va bene. Abbiamo concluso anche quest'oggi il nostro baretto. Abbiamo concluso anche quest'oggi i nostri dissing. Io spero che questo episodio del baretto vi sia piaciuto. Vi invito come al solito a lasciare un bel like. Proviamo a raggiungere i 300 like anche per questo baretto. Anche se ci conto poco, visto che lo scorso non era raggiunto. Ma voi saprete sicuramente, dopo una settimana e mezzo di distanza, farmi ricredere sulla vostra capacità di mettere mi piace. Vi ricordo come al solito i social, in particolare Twitter, perché è da lì che leggo le vostre opinioni. Premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed. E noi ragazzi ci becchiamo in un prossimo video.